ritardo, ma non sono stato in alcuna colombaia. Non ho avuto frequentazioni privatissime che mi hanno indotto al ritardo. Sono stato prima al processo di Bussi per quel dramma riguardante l'intera economia e l'intero patrimonio ambientale della nostra regione, poi sono stato ad un confronto col ministro Lupi, poi a Castelvecchio Subequo e adesso qui, e poi vado a Torre dei Passeri. Vediamo intanto qual è la ragione per cui a 100 giorni una regione si convoca. Una regione si convoca perché ha due consapevolezze. La prima, la legittimazione ricevuta col voto non è permanente, ma la legittimazione va verificata in relazione ai risultati raggiunti, alle promesse fatte, al come si sta utilizzando una grande risorsa che è la risorsa tempo. La seconda ragione per cui è bene che a 100 giorni ci si conti, ci si applichi a rilevare che cos'è che si è messo in piedi, è fare in modo che la cittadinanza si abitui ad essere esigente, si abitui ad avere il diritto all'ambizione. Deve essere ambiziosa la classe dirigente, ma anche la cittadinanza nel pretendere sempre di più. Perché il primo problema che io ho rilevato assieme ai colleghi di giunta, di maggioranza, dei gruppi consigliari, della parte più sana della struttura dirigenziale, è che l'ente Regione Abruzzo è come se fosse preso da un malanno che è l'atteggiamento rinunciatario. Su questo voglio aiutarvi con una battuta, che poi è veritiera. Quando sono diventato presidente di provincia a 29 anni, un socialista di solide tradizioni, che era stato vice sindaco di Pescara, mi venne e mi disse: ti impegni troppo. In che senso? Ma mica c'è bisogno di fare tutto questo tutti i giorni. Tu devi stare attento ai giornali, fai un po' di pattinaggio sui giornali e poi sui problemi. L'importante è scansarsi. Perché i problemi, quelli che resistono, sono quelli irrisolvibili, altrimenti la grande parte dei problemi si risolve da sé. Questo atteggiamento è un atteggiamento che io ho visto come dei lingotti in piedi da un pezzo di struttura, di tradizione della regione. Per fare in modo che su questo sia la parte grande, prevalente, sana dell'apparato amministrativo, sia la parte elettiva che è arrivata in qualche caso senza esperienza, per sentirsi coinvolta, convocata, ha bisogno di sentire il ritmo della convocazione, della verifica, il ritmo anche della ricerca del che cos'è che si è fatto, di come si è fatto quello che si è fatto e come si può fare di più e meglio quello che pure è stato messo all'ordine del giorno. Io non voglio scomodare un grande sindaco del passato, Giorgio Lapira, il quale addirittura dal 68 si poneva la domanda di questa questione etica: come ho utilizzato il potere, che cos'è che ho combinato oggi, che cos'è che potevo fare di più. All'insegna di questa regola, se ci poniamo la domanda in 100 giorni di che ci siamo occupati, soprattutto perché non ci siamo fatti le fidanzate, quindi che cos'è che in 100 giorni abbiamo messo a segno? Primo, abbiamo ripristinato un fatto rilevante, e cioè sapere la sanezza dell'ente regione. Quali sono i debiti, quali sono i dipendenti, quali sono i progetti in itinere, qual è la consistenza patrimoniale. Abbiamo stabilito questa, che nelle società, diciamo, acronime che fanno consulenza chiamerebbero due diligence. Noi abbiamo detto: facciamo il curriculum vitae della regione, precisiamo di che si tratta il dossier regione. E oggi sappiamo, per esempio, che la regione ha 1450 dipendenti, e su questo una parola di verità: sono troppi. E se sono troppi, che si fa? Siccome noi non siamo dei giornalisti avveduti, chi fa l'amministratore, quando sa che sono troppi dipendenti, deve trovare la soluzione. Siccome c'è un grande bisogno di risorse umane a livelli ulteriori di territorio, si organizza attraverso l'istituto delle convenzioni una cessione di dipendenti, rimanendo incardinati alla regione.
in maniera tale che vadano a disimpegnare attività a favore dei territori e dei comuni e delle forme associative dei comuni. Se volete, se vi incuriosisce, se c'è qualcuno che è talmente implacabile da voler sapere quanti sono in più, io vi dico almeno un terzo in più. Almeno un terzo in più. Guardate, il rapporto che la regione deve avere con il territorio è un rapporto che, primo, stabilisca che la regione è ente di legislazione e di programmazione, di indirizzo e di controllo. Vedo il senatore Staniscia, ma vedo anche una presidentessa emerita della giunta regionale. Vedo anche amministratori emeriti del passato, tipo Mario, ed altri che adesso metterò a fuoco quando comincio a girare come un'elica con i miei occhi. Allora, noi sappiamo che la regione fa programmazione, amministrazione nel senso della produzione della legge, non amministrazione nel senso del provvedimento finale conclusivo all'indirizzo del destinatario, salvo alcuni segmenti di attività. Tutto questo personale che noi abbiamo ereditato, chiudendo anche fondamentali realtà organizzative, la vogliamo dire tutta, è stata da cecità organizzare quella specie di illuminismo demolitore con la chiusura dell'ARS. Là si trattava di porre l'ambizione, di chiarire gli obiettivi e non di organizzare l'obolo estetico. Io chiudo perché chiudendo faccio una cosa. È come se adesso si diffondesse la regola che per fare qualcosa nei suoli pubblici l'attività principale è demolire, distruggere o chiudere con porzioni di esperienze anche funzionanti del passato. Noi dobbiamo allora sapere cosa serve ai comuni e delegare funzioni e risorse, sapendo che la regione può dare, fino ad oggi ha dato risorse finanziarie, oggi potrebbe anche dare, assegnare, consegnare, rendere condivisa una realtà di risorse umane. Dopo che abbiamo fatto il curriculum vitae della regione in relazione alla sapienza di quanti dipendenti, quanti debiti potenziali? Che sono, cari cittadini che siete qui, i debiti potenziali? I debiti derivanti da contenzioso, documentato, istruito, letto, conosciuto, approfondito. 36.000 fogli di contenzioso. 36.000, io spero che ci sia qui qualche studente di giurisprudenza, 36.000 posizioni di contenzioso. Io, sapete, ho fatto una lunga esperienza di accertamento delle verità e non escludo che nei prossimi 57 mesi non mi passino proiettili vicino, ma diciamo non mi dovrebbe difettare l'esperienza. E allora capisco e colgo con una certa facilità, soprattutto mi aiuto con qualche saggio avvocato che mi ha dovuto assistere in questi lunghi anni, gli ho detto: ma 36.000 situazioni di contenzioso, per te avvocato di lungo corso, quanta roba è? Mi ha detto: guarda, calcola 1.000 euro contenzioso. Qui c'è l'avvocato Antonio Luciani, credo che non possa essere mai d'accordo con 1.000 euro a contenzioso. Diciamo lo moltiplichiamo per 3 se va bene. Sono comunque cifre che non sono irrilevanti rispetto ad un bilancio. Comunque la cifra del debito potenziale assomma 855 milioni di potenziale debito e l'aggettivo potenziale è una riserva immaginata da noi sul piano della precauzione, perché se toglievamo potenziale lo dovevamo scrivere in bilancio con quella densità. Che valore ha questo? Nulla rispetto al passato, perché noi non siamo capelloni del 68. Che valore ha sapere questo? Orientare la condotta al futuro. Orientare la condotta al futuro significa che da oggi in poi ogni porzione di questione che riguardi contratti, partite complesse, richiede un'istruttoria concentrata. Sto parlando ad Ortona. Ad Ortona c'è il porto. La regione ha dato 9 milioni e mezzo di euro per fare i lavori del porto di manutenzione. Vi pare che sia legittimo destinare 2 milioni di euro per le spese tecniche? Norberto Bobbio ci ha spiegato che cos'è la legittimità per lui. Io non parlo della legittimità del segretario comunale, che non vale niente quella. Parlo della legittimità come allineamento del sentire comune.
su 9 milioni e mezzo di euro si possono spendere 2 milioni di euro per spese tecniche? Non si possono spendere. Chi è che doveva porre il limite? La giunta regionale. Per le piste ciclabili abruzzesi, su 40 milioni di euro di piste ciclabili, noi abbiamo imposto che non si può superare il 2%. Per i 171 milioni di euro dei depuratori che noi appalteremo attraverso i soggetti di gestione idrica, abbiamo posto la necessità dell'invalicabilità del 2% tra progettazione e direzione dei lavori. Ma mica stiamo parlando del Palazzo di Fuxas. Una volta a Montesilvano c'era un sindaco che parlava del sindaco in terza persona, diceva il sindaco non lo può fare, il sindaco non lo vuole fare. Ho avuto la percezione alla regione che ci fosse uno che parlasse in terza persona, ma sai, la regione lo ha fatto, la presidenza della regione lo ha fatto. Noi adesso ci trovavamo nella condizione, abbiamo posto in delibera di giunta, è invalicabile il 2%, non solo, abbiamo posto che i ribassi d'asta rientrano nelle disponibilità della stazione appaltante per fare altro. E guardate, i ribassi d'asta su un'attività di scelta del contraente pesano il 20% del totale. Su 171 milioni di euro, il 20% di ribassi, che significa? Aiutami Tony, che significa? So grosso modo 30 milioni di euro, no? 30 milioni di euro, quanta roba ancora mette in campo? Se c'è la dovizia, e a quale dovizia mi riferisco io? Non la dovizia necessariamente delle bandiere politiche, che hanno un valore, ma la dovizia deve riguardare dal vertice elettivo al vertice direttoriale, funzionariale. In un comune d'Abruzzo è venuto un turista e ha chiesto per le sue due macchine due passi per parcheggiare. Sono cartoncini autorizzatori che se tu li esibisci, esibendoli, hai diritto a parcheggiare anche in aree riservate. Questo turista, importante, ne ha chiesti due di venerdì. Il funzionario ha detto al turismo di questo comune importante, gli ha detto ne ho uno solo, mo o non te lo do nessuno dei due oppure mi senti in imbarazzo a dartene uno, torna lunedì. Questo signore dall'altra parte, che fra l'altro fa l'imprenditore, ha detto ma scusa, non mi puoi dare il cartoncino che hai e l'altro non ce l'hai il cartoncino, mi dai l'atto autorizzativo e poi lunedì mi dai il cartoncino, io esibisco l'atto autorizzativo perché il cartoncino è la conclusione provvedimentale della richiesta di autorizzazione a parcheggiare in aree riservate. E sta detto ma sai, insomma è complicato, non lo so, fatto sta che non gliel'ha dato, io sono dovuto tornare il lunedì sera. Quello stesso dipendente, io l'ho visto all'opera alla prefettura di Chieti, per naturalizzare una cittadinanza dei suoi familiari canadese, cioè la doppia cittadinanza, quella che aveva più in aggiunta quella canadese per rendere i figli più competitivi, più moderni, più capaci di girare il mondo col doppio passaporto e la doppia cittadinanza. Io ho visto come interloquiva col prefetto davanti alle perplessità della procedura. Ad ogni questione che sollevava il prefetto lui trovava la soluzione. Ma in una maniera proprio straordinaria, altro che manager della Volkswagen, immediato, efficace, un laser. Qual è la differenza tra l'uno sito e l'altro? La motivazione. La motivazione. Perché a volte è difettosa la motivazione? Che determina poi la performance di successo. Perché o uno non coglie il valore di ciò che sta facendo, e noi parliamo del dipendente di una regione come la nostra, o del dipendente pubblico in generale, che è un privilegiato. Perché è privilegiato? Perché quello che fa produce comodità per una quantità di persone sterminata. Non è come il privato, che l'effetto del suo lavoro si confina in una sagoma piccola. Il dipendente pubblico, l'amministratore, quando fa e fa bene, l'effetto è straordinario, è gigantesco, si riverbera su un numero straordinario di persone. C'è bisogno di ricostruire la motivazione. Chi la fa la motivazione? Renzi adesso ha parlato a Ferrara, mi ha chiamato il prefetto di Ferrara, mi ha detto Renzi ha appena citato te e la tua regione come esempio straordinario di amministrazione. Adesso mi ha fatto un sms il prefetto di Ferrara, non ho fatto ritardo per questo perché leggere un sms diciamo è molto facile, ma mi ha fatto piacere che Renzi abbia detto questo a Ferrara. La motivazione, Renzi è uno che distribuisce motivazione.
anche scodisciando. E la motivazione che significa? Sapere dove deve andare la regione, che deve diventare dalla regione di 36.000 posizioni di contenzioso, con 6 macchine ricevute in dono per il terremoto dal 2009, con 3 centimetri di polvere sulla carrozzeria, poiché non li hanno consegnati questi mezzi ad alcuno. Io sono arrivato, ho preso queste macchine e le ho donate ai comuni più piccoli toccati dal terremoto. Siccome erano 6, ho dato 4 ai comuni più piccoli e a 2 associazioni. La norma non c'è. La norma non c'è. Ma la norma che cammino ha? Organizza l'emersione come un vettore del comportamento virtuoso migliore possibile. Ma secondo voi, se la norma non dice cosa ci devi fare di questi mezzi, e quei mezzi si stanno rovinando, e c'è una popolazione che ne ha bisogno e li utilizza, l'amministratore che si fa carico da sé di quella responsabilità viene sanzionato dall'assenza della norma o viene riconosciuto dalla vita collettiva? Per darlo poi a Onna, che non è comune, ancora di più è balzata in piedi la signora che mi voleva dire dei ni e dei no, che non si poteva fare. Quei mezzi sono naturalmente stati dati in uso. Ma dal tema delle 36.000 posizioni di contenzioso, dal tema degli 855 milioni di debiti potenziali, dal numero dei dipendenti in più, come si arriva ad una regione che dà la strategia e la motivazione non solo a chi ci lavora, agli imprenditori, agli studenti, ai piccoli comuni, a quelli che sono affannati dai problemi quotidiani? Se fa capire che le decisioni che si mettono in campo sono capaci di cambiare il corso delle cose, il corso della qualità della vita di tutti, il numero delle opportunità. È su questo che noi vogliamo essere giudicati. Primo, la Fondo Vallesano, 40 anni, attesa quell'opera da 40 anni, e ogni volta che arrivava il momento di dire quali sono le priorità per l'Abruzzo e si ricominciava con una totara, 10 opere tutte sullo stesso piano. Abbiamo detto alt, la opera numero uno della Regione Abruzzo è la Fondo Vallesano. Fare questo richiede autorevolezza politica, autorità, dettatura democratica, consapevolezza, la capacità di assumersi la responsabilità. Adesso si fa questo e poi a seguire, perché il grande limite della politica è uno. Qui c'è seduto un parlamentare che ha fatto molto bene il programmatore, la commissione bilancio, se non ricordo male. Vabbè, ma insomma, basta la volontà politica e si può fare tutto. È la negazione della programmazione. La programmazione invece vuole un'articolazione del che cos'è che fai prima e dopo e perché lo fai dopo quello che fai dopo e che cos'è che non fai affatto. Allora, la prima opera che va a merito di questi 100 giorni, i 120 milioni per la Fondo Vallesano, per la quale Legnini è stato determinante, e in un consorzio civile si riconosce merito a chi non si fa vincere dalla pigrizia, a chi non odia gli impegni. Mi ricordo una volta Gaspari mi giudicò un presidente di giunta regionale, mi disse: non ci posso andare più da quel presidente, perché ogni volta che vedo la sua scrivania lucente, pulita, senza un foglio di carta, io mi sento male. È una maniera per dire: quello è un patrizio, è un rappresentante di famiglie gentilizie che ritiene che fare il presidente della giunta regionale significhi andare al premio scanno e basta. Legnini è stato determinante nei 50 milioni della vita parlamentare e poi nel battagliare per avere le altre risorse, così come è stato utile, importante, leale, non particolare il ministro Lupi. E poi siamo stati noi curatori del dossier tutti i giorni. Ancora ieri io sono stato all'ANAS a dire: state a lavorare, perché avere le risorse non significa nulla, concentrare le risorse è un risultato, ma avere le risorse è il 33% di quello che c'è da fare. Poi va fatto il progetto, e poi una volta che è stato fatto il progetto vanno espressi i sì di chi deve dire di sì. 120 milioni lì consentono alla Fiat Trattino Sevel di Luigi Galante, mio amico personale,
che nel mentre gli comunicavo, guarda, queste sono le carte della Fondo Vallesandro, lui mi ha detto, noi vogliamo adesso la continuità della erogazione dell'energia elettrica, gli porterò la misura delegata dell'Enel. E poi mi ha detto, voglio la banda larga. Io gli ho detto, per garanzie giovani, te ne fai carico? Sì, sì, 31 milioni abbiamo ereditati, rischiavano di finire in ghiacciaia, perché non c'erano né gli studenti che si iscrivevano, né i giovani, non gli studenti, né i giovani, né le imprese. Una regione comunità privata dell'entusiasmo e dell'ambizione. La Fondo Vallesano, i depuratori, le piste ciclabili. Avremo la pista ciclabile più lunga d'Italia, ma non solo sulla dorsale, anche a pettine dentro le province, lungo i fiumi. Adesso, lunedì, martedì, deliberiamo 5 milioni di euro a provincia per costruire ancora piste ciclabili. E poi una scelta di campo per quanto riguarda i fiumi. Insiederemo un'autorità governativa per dichiarare guerra agli scarichi abusivi dei fiumi. Ho convinto da Caputi a tutta la Corte Celeste di togliersi di mezzo dalle posizioni antiche e di cominciare a lavorare contro le malattie delle acque dei fiumi. Contro. Dopo parli, dopo. Dopo, adesso significa fare confusione. Dopo puoi dare un contributo. C'è bisogno di organizzare. Caputi non è il capo delle simpatie, anche perché uno per 25 anni non può fare lo stesso lavoro. Però è una sapienza che sta lì, non è un sacco di carne, è una sapienza che va dispiegata a favore di un programma sotto controllo. Perché la differenza tra prima e adesso, sapete qual è? Che c'è un gruppo di persone che destina 14 ore al giorno a fare la funzione. Mi dici mia madre, ma d'altra parte che dovreste fare? La gente vi ha votato, venite pagati bene, che dovreste fare? Dovete fare questo. Lo dice a mia difesa contro mia moglie, che invece rivendica che ci sia, diciamo, qualche quota di tempo in più nella vicenda familiare. Per la terza volta parlo in pubblico di mia moglie, perché addirittura durante le elezioni hanno provato a dire che io ho rotto le gambe a mia moglie. Tant'è che quando mi chiamavano con un po' di imbarazzo i miei amici, dicevano, ma è vero che le spalle di tua moglie sono state rotte? Ho detto no. Poi ho capito, era il tentativo di rispondere a questioni di colombe che giravano in lungo e in largo quella regione Abruzzo. Mia moglie vive il vegeta e difende il tempo che io devo dedicare alla vita familiare, che naturalmente non posso. Mi ha chiamato un giornalista, ho detto, guarda, le do il numero di mia moglie, così chiede qual è la condizione di sanezza e di pretesa fisica. Qual è l'altro grande risultato che noi rivendichiamo? 75 milioni di euro, secondo questa coppia, 50 milioni di euro di provenienza regionale e 25 milioni di euro di provenienza ministeriale per fare la banda ultralarga nelle regioni, nei territori abruzzesi, a vocazione agricola. E poi il grande lavoro che sta facendo la giunta regionale con Silvio Paolucci e me commissario e la struttura un po' sofferente per quanto concerne l'uscita dal commissariamento, la conclusione del piano di rientro e il ripristino dell'autonomia, puntando non ai livelli essenziali di assistenza ma ai livelli ottimali di assistenza, coniugando territorio e ospedale, deospedalizzando il profilo della nostra sanità e facendo in modo che quello che deve accadere velocemente accada velocemente, non odiando i territori lontani e periferici, rivedendo la rete delle urgenze e emergenze e facendo in modo che la geometria dell'edilizia sanitaria accolga nei territori anche la domanda di diagnostica. Qual è però il più grande problema che ha la produzione? Uno, 90.000 opportunità di lavoro mancano all'appello, 50.000 mancavano all'appello nel 92, si sono uniti 40.000 ulteriori occasioni di lavoro perse negli ultimi 5 anni. Noi dobbiamo diventare la regione più facile d'Europa nel dire di sì a chi vuole investire, e in questi 100 giorni a chi è che abbiamo detto di sì, assumendoci responsabilità? Stamattina la FAB. Quindici giorni fa la Fassabotti, di cui leggerete presto, di cui presto leggerete, di cui leggerete presto. Abbiamo detto di sì alla SEB,
Abbiamo detto di sì alla GELCO di Castellalto. Diciamo di sì a chiunque, ma il sì non è il sì della festa di compleanno, è il sì del procedimento amministrativo, della procedura amministrativa, quella che richiede responsabilità. Convinti come siamo che il potere pubblico, il diritto amministrativo, la procedura sono stati concepiti non per ostacolare, per creare le trappole, ma per dire sì a chi crea ricchezza e a chi crea ricchezza e lavoro. Noi dobbiamo dotarci, e ci stiamo lavorando, un menù di convenienze per chiunque vuole investire. E non è che facciamo come con i libri del turismo, stavo per dire di Carsa, non necessariamente, che stampiamo i libri per fare la promozione e poi ci riteniamo noi. Per fare promozione industriale dobbiamo parlare con Bruxelles, dobbiamo andare a Tokyo, a New York, a Chicago, ad Atlanta. Dobbiamo farci volere bene dai grandi gruppi di multinazionale tipo la Dompé, che firma correnti l'accordo di sviluppo, e poi la regione prima di noi non gli dava l'autorizzazione per fare il capannone, la struttura industriale, il raddoppio, perché c'era un vincolo di natura urbanistica. E torna il sindaco di Montesilvani che dice la regione non ti vuole dare il parere. La regione che da una parte fa fare l'accordo con Renzi per i 48 milioni di euro per l'accordo di sviluppo e dall'altra parte gli dice che non gli dà l'autorizzazione. Sono andato, l'hanno autorizzato in 2 ore. In una rilettura giuspenalistica di rito pescarese la domanda è: perché D'Alfonso ci è andato? Chi ci sta sotto? La voglia di dimostrare che una regione può anche essere utile e necessaria. Non è vero che una regione è soltanto un orpello di arredamento, un lampadario. Una regione disimpegna straordinarie attività anche per raggiungere diritti, opportunità, comodità. La sfida è questa dell'impresa. Poi evoca la sfida della qualità formativa delle persone, e su questa avremo la regione più avanzata d'Europa. 5.000 Erasmus regionali finanziamo, con 7 milioni di euro. Ma fin qui mi viene in mente il mio amico Sborgia, dice Pagatti: denaro, cosa? Il rapporto denaro-cosa non evoca l'amministrazione. L'amministrazione ci deve mettere un plus valore, una plus valenza, col suo concepito, il suo pensato. Gli Erasmus regionali, se sono soltanto la mobilitazione di 7 milioni di euro, non sono nulla, non è che facciamo qualcosa in più. Il di più dove nasce? Che le multinazionali operanti qui ci danno la disponibilità delle strutture loro internazionali per ospitare i ragazzi nelle realtà internazionali loro, la Dompé, la Pater, MSD di Ortona. Voglio dire bravo al sindaco e bravo al preside del liceo classico di Ortona, che sabato premia la più grande personalità che sta a Ortona sul piano della produzione economica. Si chiama Pierluigi Antonelli, amministratore delegato di MSD, è la più grande realtà economica europea nel settore della farmaceutica, un vostro figlio di 48 anni che voi libererete sabato, ci aiuterà molto a fare in modo che si parli dell'Abruzzo come di una terra capace di attrarre insediamenti, però dobbiamo essere capaci poi della continuità, della coerenza, del coraggio. Ci deve essere un livello di politica che tiene in alto l'ambizione e un livello di struttura che fa le cose, che dice di sì, radica i procedimenti, che non si fa prendere dallo sbadiglio, dalla pigrizia. C'è una dirigente a Roma straordinaria che si chiama Adduce, dottoressa Adduce, è una donna che prende 4.000 euro al mese, 4.500 euro al mese. È una donna che conosce tutto il bilancio dello Stato a memoria, conosce tutte le spese sanitarie delle regioni a memoria, è capace di divorare un dossier di 100 pagine in 10 minuti. Questa donna mi ha detto, io sono andato da lei e ho detto: vieni a fare il capo dipartimento, il direttore in Abruzzo. Lo prendo in esame, ha detto lei. Tenga conto che io non ho un'idea jus laboristica del mio lavoro con il tesoro. Io mi sento dentro di me il ministero del tesoro, me lo sento dentro di me. Io la domenica e il sabato mi riporto pezzi di lavoro per fare in modo che l'obiettivo la settimana seguente venga raggiunto. Quella condotta fa sì
che se Pierluigi Antonelli parla bene dell'Abruzzo per attrarre investimenti e quegli investimenti arrivano perché qualcuno prende impegni, poi le procedure devono partire. E non deve essere come se fosse ogni volta la prima volta. E quando è che accade questo? Quando la politica è esigente, implacabile, pretenziosa, e quando la struttura amministrativa la pensa allo stesso modo. Questo è quello che noi arriveremo a fare, arriviamo a fare, sapendo sempre che cos'è che ogni volta deve accadere. Vi voglio parlare di un tema che io non ho mai affrontato: i disastri. Questa è una terra a rischio di disastri, terremoti, dissesti. Ancora domani, se dovesse succedere qualcosa, noi reagiremmo come se fosse la prima volta. Dobbiamo strutturarci, sapendo che ha ragione Bertolaso quando dice: non è che la protezione civile evoca solo il dovere pubblico delle pubbliche istituzioni. La protezione civile evoca il dovere anche della comunità, che si struttura in forme associative. Però ci vuole un'armatura del territorio, dove dislocare per esempio i container in caso di emergenza e di disastro, dove allocare prese di corrente elettrica, dove condurre i servizi fondamentali. Perché non si è fatto prima? Noi lo faremo. Però dico, perché non si è fatto prima? Qual è stato il pensiero prevalente? Noi non ci risparmieremo nel fare in modo che il Ministero dei Lavori Pubblici capisca che il porto di Ortona è il porto d'Abruzzo. Ve lo dico da sindaco di Pescara. Da sindaco di Pescara in merito, volevo dire, non da sindaco di Pescara in carica. Il porto di Ortona, il porto di Vasto, il porto, diciamo, della simpatia di Pescara, perché è più un'assenza che una presenza. Quello specchio d'acqua che sta a Giulianova, che è uno specchio d'acqua gradevole, ma la portualità chiama in causa Ortona con questa connessione sussidiaria di Vasto. Questo richiede opere a mare, richiede la compiutezza di un patrimonio anche infrastrutturale a terra, un avvicinamento attraverso la viabilità, il ferro, la fornitura di energia elettrica, dei servizi fondamentali. E anche una dimensione estetica il porto evoca. Il porto non può far pensare alla terra del mio amico Edirama, e non cito qual è. Oggi avete un bravo comandante della Capitaneria Ortona e c'è un gigante a Pescara che si chiama Enrico Moretti. In Italia vanno in giro 4-5 comandanti. Il più bravo è passato ad Ortona ed era giovannone, adesso fa il capo dell'ufficio legislativo al Ministero dell'Industria. Bravo. Io ho anche simpatia per chi non è sposato, perché dona tutto il tempo alla funzione pubblica. Quell'uomo dona tutto il tempo alla funzione pubblica, ci capisce, non odia le carte, lo studio. Enrico Moretti è uno molto bravo, e Vincenzo Meloni, che è stato a Pescara, che adesso è il numero due delle capitanerie. Con questo livello di premure, con la divisa, questo porto può partire definitivamente, sapendo che il futuro dell'economia di Ortona, di quest'area vasta che non si sa dove comincia e non si sa dove finisce, ma che non è la grande città di Pescara come qualcuno ha teorizzato, il futuro di questa grande realtà è scritto sull'acqua, non è scritto sulla terra. E noi dobbiamo essere all'altezza di questo, guadagnando rapporti internazionali con la Croazia, dialogando con Civitavecchia e con Termoli, assumendo un atteggiamento di sfida positiva con Ancona, facendo in modo, insomma, che Ortona sia il luogo del richiamo di un via vai formidabile di navi di trasporto merci, di navi del turismo, ma anche di tradizioni culturali che possono essere scritte con la penna di queste navi del turismo. Io immagino, per esempio, nel tempo libero, una grande tradizione che è quella della Contea Spalatino-Dalmata, che d'estate esibisce anche le sue musiche, anche la sua cucina. Accanto a tutto quello che noi possiamo produrre e ricevere da una potenza anche delle grandi rotte croceristiche che possono guardare attraverso Ortona e l'Abruzzo, sapendo che poi Ortona è anche il cammino di San Tommaso Apostolo, sapendo che nell'arco di 50 km qui c'è davvero il ben di Dio sul piano della irripetibilità, da Lanciano
dalle bellezze della costa dei Trabocchi. Noi siamo convinti che tutto l'Abruzzo è irripetibile, e questo è come la storia della mamma nei confronti dei figli. C'è un segmento che dovunque nel mondo è narrato in nome e per conto dell'Abruzzo, la costa dei Trabocchi. C'è un segmento, e voi questo lo dovete assumere, il che non significa che noi facciamo come a Brecciarola, riproduciamo la costa dei Trabocchi dove non ci sono i Trabocchi, che c'è anche questa vocazione in giro per l'Abruzzo. Là sta, ma la luce della costa dei Trabocchi può arrivare dovunque, se tu ti ci sai connettere, se organizzi la narrazione, la mitizzazione, il farlo diventare fiaba. Però questo richiede un'organizzazione, e noi ci siamo candidati per realizzare organizzazione e per realizzare trasformazioni, utilizzo sano della risorsa finanziaria e di quella grande risorsa che è la norma. Vi annuncio da adesso a dicembre che questa sarà la prima regione d'Italia che farà una norma sulle casse di risparmio. Voi mi dite, ma D'Alfonso mica vuole dichiarare guerra all'Austria? No, non è previsto l'ordinamento, però l'ordinamento prevede che la legislazione regionale possa legiferare in materia di casse di risparmio, sapendo che c'è poi una legislazione bancaria dedicata e specialistica. Però il titolo quinto, novellato nel 2001, all'articolo 117, dice che le regioni possono legiferare in materia bancaria. Perché non lo si è fatto? Secondo me ha a che fare con le colombarie. Perché va fatto adesso? Perché è diventata un'emergenza. Io a volte percepisco che ci costringono a rileggere Fontamara tante volte. Quello che vedo accadere assomiglia al contrario del rispetto. Con queste parole io vi dico, sono molto contento di fare questa esperienza. Molti mi chiedono dove troviamo la forza fisica. Nel rapporto gioioso che abbiamo con i cittadini. C'è un ristoratore molto noto nella mia città di Pescara, il quale riceve continuamente telefonate da alcuni politici di medio e breve corso, prevalentemente sono parlamentari, i quali telefonano per sapere quanta gente c'è, e quello le prime volte dice: c'è tantissima gente, beh allora non vengo. Sono politici che vogliono sapere quando c'è pochissima gente per andare a cena, che sta nascendo un rapporto equivoco tra le moltitudini e l'eletto. Noi non abbiamo in odio i cittadini, anzi, dai cittadini ci arriva l'energia per continuare e lavorare ulteriormente con forza rinnovata. Io devo ringraziare i consiglieri regionali, e qui ci sono due centravanti. Sandro Mariani, che è stato votato con un'abbondanza che testimonia il suo lungo cammino, nonostante la giovanissima età, e il fatto che sarà un impiantato dentro la regione, e sono convinto che crescerà anche il suo protagonismo. Viene da Campli, crescerà anche nelle responsabilità all'interno del partito, non solo in regione. Camillo D'Alessandro, voi lo sapete, è il protagonista di questa serata e delle battaglie che lui fa per conto vostro in regione. Lui è nei fatti un uomo di governo, avendo questa delega che è straordinariamente innovativa, è il doppio di coloro i quali sono più in avanti nella conduzione dell'attività di governo. Segue con particolare delega e dedica i settori dei trasporti, il turismo, e adesso dovremo aiutare, caro Sandro e caro Camillo, anche l'agricoltura, perché l'eleganza, la correttezza, la bonomia, i prerequisiti personali oggi richiedono una implementazione e dedizione. C'è una difficoltà realizzativa che va risolta in anticipo, prima che questo diventi un tema. Ho una giunta regionale di straordinaria correttezza, i sei assessori, a partire da Lolli, che mette sul campo un'esperienza materna per gestire le crisi e per indirizzare anche le politiche industriali. Paolucci, che ha metodo, che ha attrezzatura culturale adeguata e si occupa di uno dei settori più micidiali. Di solito la sanità non lascia sopravvissuti, nel senso, per la pretesa che ha la sanità di demolire tutto quello che incontra, ci sono state pochissime eccezioni e una è in prima fila.
E poi abbiamo Donato Di Matteo, che è l'uomo che dentro di sé, come se fosse un grande canguro, raccoglie nei suoi spazi tutto quello che gli viene sottoposto come richiesta. Mario Mazzocca è un democratico prestato a Sinistra Ecologia e Libertà in un rapporto di grande modernità che noi abbiamo avuto con questo partito alleato. E poi abbiamo Marinella Sclocco, che segue il settore complesso delle politiche sociali, grazie alla quale noi parliamo in dialetto con le associazioni e con i grandi investitori di energie che sono gli operatori del terzo settore. È una squadra giovane, assolutamente non giovanile perché è soltanto giovane, molto determinata, con una squadra di maggioranza in consiglio che è piena di rispetto e piena anche di energia. Che cos'è che di qui ai prossimi 50 mesi vi dovete aspettare? Che prenda forma in maniera esaustiva una idea di regione funzione, che significa l'aumento del numero delle imprese, l'aumento delle occasioni di lavoro e il fatto che in questa regione torni la fiducia, che si superi la rassegnazione. 28 miliardi di euro nel 2008 si sono raccolti come raccolta bancaria di persone che comunque erano capaci di risparmio e di pensare al futuro. 2.000 brevetti industriali l'anno, 220.000 studenti tra i bambini e gli studenti delle università. Abbiamo 80.000 studenti universitari, abbiamo 61.000 operatori di volontariato, 305 comuni che vanno rigenerati, riorganizzati, riaiutati. Tutto questo è la comunità dell'Abruzzo. E poi ci sono 1.730.000 abruzzesi nel mondo che vogliono venire a trascorrere un pezzo importante del loro tempo in Abruzzo. Noi abbiamo il compito di prepararlo, pulirlo, questo territorio, renderlo accogliente, fare in modo che funzioni quando le persone vengono e ci raggiungono. Noi ce la metteremo tutta, sapendo che non mancheranno le difficoltà, che le trappole di natura giudiziaria sono all'ordine del giorno. Io coglierò più di un'occasione per dire: diffidate di quelli che fanno millantato credito, di quelli che dicono per D'Alfonso ci penso io. Ho saputo che due si stavano scannando a Chieti, sembra nei pressi dell'ospedale di Chieti, per dire io ci penso io con D'Alfonso e l'altro ci pensa lui con una persona che oggi non può neanche essere nominata. Ecco, diffidate di coloro i quali fanno millantato credito, perché quando voglio prendere impegno lo prendo io, non ci sono mediatori, intermediatori. Diffidate di quelli che strapazzano il telefono raccontando e narrando ogni sorta di argomento. Cari amici di Ortona, grazie, grande cammino a Ortona, avrete visto.